Ogni tanto una gioia. Le notizie felici della settimana con Marina e Nicola. Il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi ha concesso la grazia allo studente dell'Università di Bologna, Patrick Zaki. La decisione è stata presa in seguito alla condanna a 3 anni di carcere del giovane, che è arrivata ieri dai giudici del tribunale di Mansura. Abbiamo ricevuto segnali positivi dallo Stato sulla richiesta di grazia avanzata per Patrick Zaki, aveva scritto su Facebook Tarak al-Wedi, attivista per i diritti umani e membro del comitato presidenziale per la grazia, che aveva presentato una richiesta formale di grazia immediata per l'attivista e ricercatore egiziano. Il giovane era stato condannato per la diffusione di notizie false per un articolo scritto nel 2019 su un attentato dell'ISIS e 2 casi di discriminazione ai danni dei copti cristiani d'Egitto. La sentenza di condanna era arrivata ieri al termine dell'11ª udienza del processo, che vedeva imputato il fresco laureato in studi di genere presso l'Università di Bologna. Calcolando la custodia cautelare già scontata, si tratta di 1 anno e 2 mesi di carcere ancora da scontare, aveva precisato l'avvocato difensore Asim Salah. Ciao a tutti. Ciao, e bentornati. Bentornati su Ogni Tanto Una Gioia. Io sono Marina. E io sono Nicola. E abbiamo voluto iniziare con una notizia felice che era avvenuta quando eravamo in ferie. Esatto. Quindi la liberazione di Patrick Zaki. Assolutamente sì. E ci ha reso molto felice, quindi volevamo condividerla con voi. Esatto, esatto. Proprio una buonissima notizia per cominciare questa nuova stagione. Sì. E ora passiamo dal sacro al profano. Ah, veramente, al molto profano, ma non per Nicola, credo potrebbe essere considerato sacro per Nicola il tema dei Lego. Dei Lego, esatto. Vi parlo dei Lego come primissima notizia di questa nuova stagione, però in riferimento a cosa? Riferimento ovviamente ad una bella notizia, ad una bella cosa. Esatto, perché sono sempre una bella notizia. I Lego sono sempre una bella notizia. Per ora ci facciamo sponsorizzare. Esatto, madonna, ci inviano varie le cose. Sono contentissimo, va bene. Andiamo allora, in grande. Lego è ovviamente questa azienda conosciuta in tutto il mondo, distribuisce questi famosi mattoncini colorati per costruire di tutto, perché ora veramente ci sono set di qualsiasi cosa. Puoi costruirti la casa. Ti puoi costruire veramente casa, sì, un bagno funzionante, puoi costruirti qualsiasi cosa, ma hanno trovato un utilizzo bello e inclusivo dei Lego, perché è disponibile una nuova, chiamiamola collezione, penso che sia proprio una collezione, Braille, quindi il famoso alfabeto per i non vedenti o gli ipovedenti, che è utilizzato anche per leggere libri, perché ora ci sono anche libri in Braille, e Lego ha deciso di creare dei mattoncini speciali proprio per la fruizione da parte di bambini non vedenti, quindi completamente ciechi oppure ipovedenti. Sì, e questo in realtà è anche per le persone che non sono non vedenti. Esatto, in quanto appunto è stato studiato tutto, anche appunto dei giochi, così che anche i bambini che invece sono vedenti possono imparare l'alfabeto Braille, e così anche da diventare più inclusivo nei confronti appunto degli altri bambini. Sì. E tra l'altro fino ad ora questa collezione Lego molto particolare era utilizzata solo in circostanze particolari, venivano dati alcuni pezzi a titolo gratuito a persone, aziende che si occupavano insomma di questa problematica infantile, ma Lego ha proprio deciso, vedendo l'importanza che effettivamente questi pezzi possono avere per i bambini non vedenti ma anche vedenti, ha deciso proprio di creare una collezione con 287 nuovi pezzettini. Bellissimo. Molto belli, con cui tutti possono giocare, e che anzi, data la curiosità dei bimbi, ci possono giocare anche quelli che appunto non hanno problematiche particolari, sì, e impareranno, possono nuove interfacciarsi. C'è questa skills. Collaborazione di Lego con Be My Eyes, che è un'app per telefono, che appunto mette in contatto persone non vedenti o ipovedenti con aziende che sono in grado di aiutarli anche nelle attività quotidiane, quindi c'è anche questo risvolto sociale molto importante, questo impegno da parte di Lego a rendere la vita di queste persone più facile e più divertente.
è più divertente, assolutamente. Lego, se mi vuoi mandare dei set e se stai ascoltando Radio Sankara, basti un colpo. Sarebbe molto interessante se assolutamente stai ascoltando sì. Radio Sankara. Assolutamente sì. Va bene, per la nostra seconda notizia è una notizia stupefacente. Wow, cosa ci racconti? Vi racconto che nuovi studi dimostrano che le droghe psichedeliche potrebbero essere usate per guarire da traumi cerebrali e stimolare la formazione di nuovi neuroni. Sì. Infatti, da un recente studio che è stato appunto pubblicato su Nature, hanno scoperto che dando agli animali di laboratorio delle sostanze psichedeliche, questi erano capaci di rimparare delle skills, quindi delle capacità, delle conoscenze, delle abilità, sì. Ecco, mi mancava la parola, da topi adulti, quindi da animali adulti, che generalmente si pensava potessero solo apprendere quando erano cuccioli. Mm-mm. Infatti tutti noi abbiamo una finestra di apprendimento, che è appunto un momento particolare, generalmente durante lo sviluppo, dove apprendiamo meglio determinate cose. E infatti poi crescendo diventa molto più difficile imparare determinate cose e alcune volte impossibile. Certo, perché il cervello da piccoli è plastico, esatto. È molto plastico, invece man mano che cresciamo si stabilizza. E quindi il problema è proprio quello. Nel momento in cui diciamo succede una patologia come un infarto, come un ictus, sì. Ci possono essere dei danni più o meno gravi e quei danni poi restano così. Quindi, esatto. Restano bloccati e bloccano di fatto l'attività cerebrale. Esatto, invece a quanto pare appunto utilizzando psichedelici hanno provato sia l'MDMA che la psilocibina, che è quello che è dei funghetti, hanno visto che possono riaprire questa finestra critica e quindi reinsegnare anche alle persone a determinati apprendimenti. Ovviamente questo viene fatto in un ambiente controllato, con una guida di un psicoterapeuta, certo, di uno psicologo, che sanno che sanno appunto guidare la persona per imparare queste nuove skills. E questo si usa soprattutto nelle persone che hanno subito traumi, non solo fisici ma anche emotivi. Mm-mm. Perché anche appunto un trauma forte può causare una perdita di capacità e anche stimolare l'apertura di alcune piccole naturali finestre di apprendimento che poi la psilocibina e lo psicologo possono aiutare a ampliare per imparare e diciamo aggiustare il cervello e rimediare appunto al trauma o fisico. Eh sì, o una nuova prospettiva di terapia da non sottovalutare, ovviamente. Comunque l'uso di queste sostanze l'avevano già ipotizzato negli anni 50 con trattamento di alcolismo e alcuni disturbi mentali, sì. Quindi diciamo è una cosa che si è sempre pensata potesse essere possibile, ma che poi per un problema o per l'altro non è mai stata attuata veramente. Sì, con in realtà costanza. È una storia molto triste quella dell'uso. Però non intaccheremo il nostro bellissimo rientro con solo storie, notizie felici. Esatto, tristi. Però è bello che comunque ci stiamo arrivando di nuovo, esatto, con l'utilizzo di questi farmaci, diciamo, sperimentali. Sì, è vero. Terza notizia, terza ed ultima notizia. Terza ed ultima, come è il nostro solito, nostra tradizione. Esatto, andiamo alle isole Faroe. Queste Faroe bellissime. O Faroe, non lo so. Non lo so. Chiediamo. Qualcuno dei nostri Faroer, ci dicono dalla regia Faroer. Ci dicono dalla regia Faroer, quindi andiamo in queste meravigliose isole sperdute nel nord Europa, sì. Vorrei tanto farci una vacanza. Esatto, nord della Scozia, sud-est dell'Islanda, sì, proprio sperdute. E cosa fanno le isole Faroer? Le isole Faroer hanno un problema, ovvero c'è tanto lavoro da fare lì, anche se può non sembrare perché dici natura allo stato puro, invece no. E quindi il governo cosa si è inventato? Si è inventato di creare un turismo di volontari che gratuitamente ovviamente supporta la natura e aiuta queste isole a risollevarsi e a gestire dei piccoli problemi come la manutenzione delle strade banalmente e quindi un turismo che è etico e che va a beneficio anche della comunità locale. È, no? Oltre il turismo sostenibile, perché non certo. Solo è sostenibile ma proprio
esso stesso sostiene la natura. Esatto. E infatti come si chiama questa iniziativa? L'hanno chiamata Farrower Maintenance Crew, cioè esatto, persone close che, for maintenance. Close for maintenance, persone che proprio si occupano della manutenzione delle isole Faroe e che quindi aiutano concretamente, facendo un'esperienza nuova a tutti gli effetti, perché è una cosa che oggettivamente non avevo mai visto nel letto prima, ed è una bellissima idea che potrebbe essere esatto. replicata anche in altri posti, non per forza bisogna andare lì, ma anche tanti posti qua in Italia potremmo sì. sfruttare. Anche perché abbiamo grandi problemi anche noi, e ce ne parla tantissimo in questi giorni, appunto di come rendere più sostenibile il turismo, se chiudere appunto determinate aree, si sta parlando appunto di mettere il biglietto per l'ingresso a Venezia per sì, preservare, esatto. quindi diciamo che è una cosa molto ingegnosa a cui stiamo arrivando un po' tutti. Ci sono la cosa modi che mi modi. Ha colpito sì, di questa isole dell'isola Faroe è che appunto è il fine settimana, sì, è il quindi fine è il fine settimana chiuso per manutenzione e poi venire solo esatto. e dice che appunto da quando è iniziato questa iniziativa prendono 100 persone ogni fine settimana sì. e però è stato talmente popolare che ormai solo il 3% delle applicazioni vero. Vengono prese, però potete farlo anche voi se andate appunto sul sito. Sì, andate sul sito e potete richiesta. Fare la richiesta. E vi verrà dato in cambio vitto, alloggio e cibo tipico. E avrete un weekend a disposizione esatto. per andare a pulire le strade dell'isola. Cioè, sì, sì, sì. Io è un sogno questo. Proviamo. È chiuso, ci sei solo te, voglio dire. Però ci sei te altri... Altri 99, vabbè. Volontari, devi sperare siano simpatici. Voi, sì, speriamo. Sì. Dai, sono abbastanza grandi per 100 persone, uno può anche sì, defilarsi. Sì, credo che siano anche attimo. Molte isole separate, quindi magari infatti. Ti mandano in un'isola dove sei solo te e un'altra persona. Bene, e quindi abbiamo finito per questa puntata. Abbiamo finito, come sempre potete mandarci le vostre storie felici, scriverle o mandare un messaggio vocale al numero di Radio Sankara. Esatto. E vi aspettiamo la prossima settimana con altre notizie felici. Tanti messaggi felici mandateci. Esatto. Ciao ciao, alla ciao, prossima. Ciao ciao.